2011-2012 è l'anno dei mille tormenti di Massimo Cellino. Non c'è bisogno di aspettare il campionato per avere i colpi di scena, quasi fosse un thriller organizzato all'interno di strutture solide. Potremmo iniziare con I segreti dello spogliatoio, quasi fosse un capitolo di Corrado Augias sulle storie del Vaticano, perché il Cagliari riesce a esonerare l'allenatore ancora prima di iniziare il campionato. Non è che sia la prima volta per Cellino, non è assolutamente una cosa inedita, ma stavolta si intrecciano tutta una serie di cose che lasciano anche mille dubbi. Si potrebbe scrivere una spy story su come sono andate realmente le cose. L'allenatore è confermato, è Roberto Nadoni, a lui è affidato il progetto in continuità con il passato, ma succedono troppe cose. Intanto dallo spogliatoio arrivano molte strategie ai giornalisti, e non ai giornalisti che sono fedeli al presidente, ma a giornalisti che sono invisi al presidente stesso. Peraltro in questo caso notizie che non dovrebbero essere date, che finiscono per essere pubblicate ancora prima che succedano, e questa cosa non può che piacere. I dubbi del presidente quali sono? Che persone a lui fidate finiscano per essere le prime che vanno poi a rivelare quelle che sono le sue idee, le sue strategie. Quindi guarda in casa per trovare chi è il colpevole. E questo accentua anche quel clima di dubbio che già lo aveva portato nel passato a cominciare a pensare di smantellare lo spogliatoio, di portare via dallo spogliatoio tutti quelli che venivano denominati senatori. Quindi c'è il proseguo di quel dubbio precedente che Bisoli non aveva per niente sanato, più altri che finiscono per intrecciarsi. Peraltro si intrecciano anche con vicende personali, perché qualche rapporto con degli amici finisce per deteriorarsi, quindi anche questo finisce per portare probabilmente dubbi al presidente. Qualche altra cosa riguarda anche le amiche magari della famiglia, che dubitano sulle persone che ruotano intorno al calcio e che insidiano le diverse persone che fanno parte del clan del Cagliari. Quindi insomma tutta una serie di intrecci, di dubbi, di microspie, se vogliamo anche di scandali, che portano poi ad avere questo clima di incertezza. Come risolve il clima di incertezza il presidente? Quando il Cagliari va in gallura per una tournée con una serie di partite che doveva disputare, finisce per trovare il modo per esonerare Donadoni, cioè siccome non riusciva a trovare il male all'interno dell'intera struttura, pensa di troncare del tutto la struttura stessa. Quindi anche se sapeva che non era Donadoni la spia, chiamiamola così, poteva però essere qualcuno del suo clan, e per ovviare al problema, non avendolo identificato perfettamente, preferisce esonerare il tecnico. L'altra vicenda che caratterizza il pre-campionato, quindi non arriviamo nemmeno all'inizio del torneo, è la vicenda David Suazo. Suazo ritorna a Cagliari, accolto dal presidente come il figlio prodigo, è reduce da un infortunio, deve recuperare a pieno, chiaramente non ha la prestanza atletica degli anni migliori. Il presidente gli offre il Cagliari per prendersi tutto il tempo che serve per poter guarire a pieno e ritornare poi un giocatore utile al Cagliari. Chiaramente Suazo non ne fa una questione di prezzo, è disposto a tornare a Cagliari anche andando incontro insomma a quelli che sono i bisogni economici della società. Però ci sono di mezzo i procuratori. Già qualche problema Cellino ce l'aveva con qualche procuratore in particolare, anche lo stesso procuratore di Donadoni, un altro dei motivi che sembra aver indotto a esonerare il tecnico di Cisano Bergamasco. Quindi quando si tratta di procuratori che si mettono in mezzo in quelle che sono le vicende che riguardano un contratto, in particolare il contratto che riguarda il rapporto padre-figlio quasi Cellino-Suazo, quando ci si mette in mezzo il procuratore, Cellino decide di non tenere Suazo. E mentre David era con la squadra, anche lui nel ritiro in gallura, ancora prima di esonerare Donadoni, viene fatto andare via dal ritiro già quando si era a Tempio, prima di arrivare a Olbia, dove invece c'è la sede dell'esonero del tecnico. Quindi David cosa fa? Non aspetta chiaramente di rimanere con la squadra per rientrare col pullman sapendo di essere stato già tagliato. Rientra con un taxi. Qualcuno dice
dice che il taxi lo ha pagato Cellino per portarlo via immediatamente, qualcun altro sostiene che è lo stesso Davide che invece ricorre al taxi per tornare a Cagliari e abbandonare il gruppo, visto che il contratto non sa da firmarsi. Insomma, prima dell'avvio del campionato c'è l'azzeramento totale. Annullato tutto quello che era il programma che era partito a luglio, si ricomincia, e si ricomincia con Massimo Ficcadenti, un tecnico che è un tecnico di media classifica, un tecnico di quelli che non hanno delle grosse strategie calcistiche, uno dei cosiddetti naviganti del campionato di A, talvolta anche di B. Ficcadenti viene a Cagliari per cercare di portare la serenità e la pace per una condizione forse di normalità. Il Cagliari ha cambiato tanto, soprattutto in attacco, e l'avvio di campionato sembra dare ragione a Cellino, perché al primo botto, alla prima partita, la trasferta all'Olimpico contro la Roma, dopo 47 anni arriva il successo. Si vince 2-1, segna Daniele Conti al 68esimo e poi tale El Kabir, uno dei prodotti che il presidente aveva portato a Cagliari, segna al 94esimo e un po' di paura ce la mette De Rossi quando va a siglare il gol al 96esimo, facendoci temere di dover rinviare appunto questo evento storico, il ritorno del Cagliari al successo sul campo della Roma in campionato, appunto all'Olimpico di Roma. Si potrebbe cantare Just an Illusion, perché nelle prime 5 partite il Cagliari ottiene 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Ficcadenti sembra essere la mossa giusta, gli acquisti fatti sembrano essere tutti adeguati a potenziare la squadra, però come abbiamo detto è solamente un'illusione. Nei successivi 6 turni non si vince più e dopo 11 giornate, malgrado i 13 punti, Ficcadenti viene esonerato. I vecchi amori non si dimenticano e per la terza volta a Cagliari viene chiamato Davide Ballardini. Ritorna ancora lui, era stato chiamato una prima volta e non aveva mai vinto in un altro anno terribile, quello che era iniziato con Tesser, proseguito con Arrigoni, arrivato a Ballardini, terminato con Sonetti. Era poi diventato l'eroe quando il Cagliari ha ottenuto la salvezza dopo Giampaolo e lo stesso Sonetti, e poi alla fine ritorna ancora a Cagliari nella speranza che possa aprire un nuovo ciclo. Va a sostituire Ficcadenti nel mese di novembre e colleziona 17 partite. Uno dei successi più belli di Ballardini è certamente il successo a Catania, con un gol di Ibarbo che nessuno dimentica. Si beve letteralmente l'intera difesa per andare a segnare partendo praticamente dalla linea del fondo e andando a realizzare un gran gol, a discapito in quel caso di un difensore che poi troveremo come allenatore, Nicola Legrottaglie. Delle 4 vittorie di Ballardini ce n'è un'altra che non si dimentica, è quella contro la Roma 4-2 in casa, doppietta di Thiago Ribeiro, grande protagonista del match. Thiago Ribeiro è un giocatore brasiliano che Cellino ha voluto ad ogni costo durante l'estate, lo ha inseguito e alla fine è riuscito a portarlo a Cagliari. Puntava su di lui per potenziare notevolmente il reparto d'attacco che nel frattempo, negli anni, aveva perso sia Matri sia Acquafresca. Ma l'attaccante che segna di più con Ballardini è Joaquin Larrivée, è lui che realizza una tripletta in quello che è invece il canto del cigno del tecnico. Larrivée ha segnato anche nelle partite precedenti. In quell'anno fece 7 gol, bottino così a Cagliari non si era mai visto, ma di questi 7 gol pochissimi utili per fare punti. Infatti la tripletta in cui si portò via il pallone è in occasione della sconfitta del San Paolo per 6-3. Chiaramente non si poteva gioire per la tripletta di Larrivée, che va a prendersi la palla da mettere in bacheca, ma quel giorno per Ballardini è la fine, è l'ultima delle 17 partite, perché il tecnico viene per l'ennesima volta esonerato. Secondo Cellino perché stava andando in confusione, aveva perso anche qualche partita precedente e soprattutto perché c'è un nuovo giocatore che è arrivato, si chiama Maurizio Piniglia e chiaramente si punta su di lui e non sulla Rivei. Il rendimento della squadra non è che fosse cambiato con Ballardini, peggiorato rispetto al primo Ficcadenti. Ficcadenti in 11 partite aveva fatto 13 punti, Ballardini in 17 ne fa 18. È che il presidente probabilmente ha dei tormenti, sono fantasmi che aleggiano, che non gli permettono di fare scelte serene, ha dei dubbi su tutto e questo lo portano molte volte a affrettare forse la scelta di cambiare senza andare avanti, con la paura che andando avanti ci possa essere il baratro, ci possa essere il fallimento, un fallimento che lui non vuole assolutamente vivere. Quindi ritorna indietro, richiama Ficcadenti e Ficcadenti finisce il campionato e lo finisce però con altri colpi di scena. Intanto reinizia da Maurizio Piniglia, che alla prima partita
dal ritorno di Ficadenti realizza una tripletta e da lì alla fine del torneo diventerà il miglior marcatore con 8 reti in 14 partite. Voi penserete, per quest'anno basta, non è affatto così, perché il primo di aprile, sembra quasi il pesce d'aprile, il Cagliari gioca quella che doveva essere l'ultima partita al Neanderthal Stadium, allo stadio Sant'Elia, vince 2-0 contro l'Atalanta, i gol sono ancora una volta di Conti e di Piniglia, e da quella partita in poi decide di non giocare più in quello stadio ormai fatiscente. È una diatriba tra il comune di Cagliari e il presidente Cellino, che Cellino pensa polemicamente di risolvere andando a portare la squadra nello stadio più lontano d'Italia, e cioè al Nereo Rocco di Trieste. Praticamente finisce per piantumare il campo nel giro di pochi giorni alla vigilia della partita con l'Inter, una partita che si ricorda. Praticamente le zolle erano ancora tutte da assestare, il campo era stato tracciato poche ore prima dell'inizio della partita e si tentava di stabilizzare proprio il terreno, il manto erboso, per evitare che saltassero come veri e propri tappeti, come vere linee di erba, come fasce d'erba intorno al campo, dentro il campo. Il Cagliari però in quella gara gioca un grande match e lo gioca grazie ai gol di Astori su un calcio d'angolo battuto da Cossu, ma soprattutto ancora una volta grazie a Maurizio Piniglia, che però non è simpatico all'arbitro guida di Torre Annunziata, perché cosa succede? Che al gol del 2-1 di Piniglia, che va a gioire con i tanti tifosi che sono giunti per l'esodo, sembrava una scampagnata questa prima partita del Cagliari lontano da casa, va a gioire nella recinzione e l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta, quindi espulsione. Da lì a poco segna Cambiasso, la partita non si perde ma si pareggia per 2-2, con mille rammarici, perché effettivamente poteva essere un match che poteva battezzare un finale diverso di torneo. L'unica vittoria a Trieste in questo campionato è la vittoria contro il Catania 3-0 con gol di Ribeiro e di Piniglia, due delle scelte di Cellino, ma non è un finale di campionato che mantiene quell'entusiasmo che ha portato i tifosi a solidarizzare con Cellino di fronte all'idea di portare la squadra lontano e di favorire, se volete, anche l'esodo dei tifosi attraverso una serie d'aerei. Effettivamente Trieste è lontano e il Cagliari gioca queste 11 partite, ancora una volta 11, praticamente tutte in trasferta. Una fatica immane per i calciatori che non può che pesare nel finale di torneo. Poi a rendere ancora tutto più amaro, a parte l'incasso, c'è l'ultima partita al Nereo Rocco della stagione 2011-2012, la partita contro la Juventus. Lo stadio si riempie di bianconero, l'incasso è notevole, ma l'umiliazione di veder gioire i tifosi juventini dentro lo stadio del Cagliari, perché in quel caso il Cagliari giocava in casa, non è certo una piacevole impressione. Insomma, la disgregazione di quello che era il grande progetto di Cellino inizia con questa sfida che lui lancia alle autorità locali, una sfida legata alla possibilità di costruire uno stadio, e non bastando l'esodo a Trieste se ne organizzerà un'altra, la costruzione dello stadio Isarena Sacquartu, che sarà dall'estate successiva. Il prossimo capitolo, quello che ancora una volta ci porterà a parlare più dei fatti extracalcistici che dei fatti calcistici.